Buongiorno a tutti, sono Alessandro Barison, portfolio manager del QuantWave Fund. Benvenuti al nostro aggiornamento mensile. Ottobre è stato un mese difficile per le nostre strategie, la performance è di meno 4%, le perdite sono soprattutto dovute a perdite sulle nostre strategie su valute, tassi e credito. La perdita sulle valute è stata generata da delle posizioni lunghe dollaro, specialmente contro lo yen, che non hanno beneficiato del sell-off che è avvenuto nell'equity durante il mese. Le nostre strategie di tasso hanno cercato di tatticamente comprare government bonds tramite futures, ma chiaramente soprattutto nella prima metà del mese sono andate incontro a un drawdown abbastanza inaspettato. Nelle strategie di credito abbiamo avuto delle perdite dovute a posizioni lunghe sul credito americano, chiaramente guidate da un sell-off che poi c'è stato nell'equity market, che ha portato gli spread più in alto, che ha guidato gli spread wider. Ottobre è stato un mese difficile, un mese chiamiamolo cigno nero per le strategie quantitative. Poco di quello che ha funzionato negli ultimi 20 anni analizzando i dati ha funzionato in ottobre. Questo non è la prima volta, è successo varie volte negli ultimi, diciamo, nella storia dei mercati finanziari recente. Siamo positivi perché ogni qualvolta questo è successo, le nostre strategie si sono riprese molto bene. E hanno recuperato praticamente il drawdown nel giro di poco tempo, passando ad un regime a più alto sharp ratio. Quindi siamo positivi, siamo confident che le nostre strategie potranno recuperare da qua a fine anno. Quello che stiamo osservando è che i nostri modelli continuano a mantenere un diciamo focus al breve termine. Le variabili tecniche e le variabili di flussi sono ancora i maggiori driver del nostro positioning. Quello che stiamo osservando è che un rallentamento dei dati globali sta avendo sempre più impatto sui nostri modelli, anche se ancora basso. Ci aspettiamo che questo aumenti e ci porterà ad avere diciamo un bias su posizioni ribassiste, sugli asset rischiosi come credito, ma soprattutto pensiamo equity. E quindi anche da livello fondamentale non siamo molto positivi sui mercati finanziari con vari driver sia a livello economico sia a livello politico che potrebbero avere un grosso impatto nei prossimi mesi, quindi sapere, vedere che i nostri modelli si stanno aggiustando a questo nuovo regime ci rende confident che possiamo fare bene nei prossimi mesi. Questo è tutto, grazie mille per la vostra attenzione, ci vediamo il prossimo mese.